Sì, io sono a Salone. Alle 4 abbiamo una laboratorio del gusto. Ok, va bene? Ciao Clara, ciao ciao ciao. Senti, hai sentito Ferran che sì. Dice chiudo, faccio una fondazione, mai come in questo momento la cucina creativa ha, come dire, spazio e capacità di coinvolgimento, la cucina creativa dice come la Formula 1, 20 sì. squadre, sì, sì. I ristoranti veramente creativi sono pochi. Sì, anche perché creativo lui intende... è nello stesso discorso che vale per il bello, buono e il giusto, no? Certo. Il bello non è mica il bello perché crei certo. un piatto utilizzi la tecnica per stupire le persone. Il bello è perché entri nell'anima dei prodotti, perché in questo momento, mai come in questo momento, abbiamo avuto la possibilità di utilizzare dei prodotti straordinari, abbiamo degli artigiani incredibili, e quindi è il nostro compito riuscire a valorizzare proprio questo. Nell'ultima riunione che abbiamo fatto al Centro Culinario Basco non abbiamo parlato di tecnica, mai, neanche un secondo. Non è buffo che tu mi racconti al Centro Culinario Basco e non mi racconti nulla che succeda in Italia. Lo so, però io vado dove mi chiamano. No, quindi. No, ma non per te, dico, il fatto, non ti senti tu come cuoco solo rispetto all'operare in Italia, essere riconosciuti dal mondo e qui? È abbastanza complicata la cosa, veramente. Però io, come ho detto subito, mi sono chiuso dentro la mia osteria, no? In Via Stella. E ho lavorato, credo di aver lavorato molto bene, di continuare a lavorare molto bene. Devo dire una cosa, che in questo momento c'è un gruppo straordinario, e il gruppo c'è, che sia cuochi italiani ufficializzato. E anche certo, cuochi stranieri certo, italiani. Assolutamente, assolutamente. Che sia ufficializzato o non ufficializzato non conta niente. Perché? Perché va avanti lo stesso questa forza incredibile, perché credo, io sono fermamente convinto, che non si è mai mangiato così bene come in questo momento in Italia. E ormai c'è un grande scambio con i cuochi, insomma non c'è più un nazionalismo. Assolutamente, assolutamente. Guarda, io ti racconto una cosa che penso sia una delle più grandi soddisfazioni che abbia avuto da un punto di vista professionale. Fooding, arrivavamo da New York tutti, sì. Fooding a Milano. Fooding. Ci sono tutti, David Chang, Rezepi, Inaki, tutti, la squadra. La squadra. Allora a un certo punto, vabbè, io sono lì che parlo con René, René mi dice devo veramente venire perché sai, sono venuti tutti i miei da te, ne stanno parlando così, tutti entusiasti. E lui allora, non c'era mai venuto? Lui non era mai venuto. E dico, vabbè, oh René, quando verrai, verrai. Massimo e René Rezepi hanno lavorato insieme, spalla a spalla, da Ferran Adrià nel 2000. Nel 2000. E uscivamo insieme tutte le sere. E a quel punto ho detto, vabbè, dai, verrai quando verrai. Sì, penso in febbraio sarò lì. Arrivo il sabato sera, stanchissimo, in Francescana, tavolo da 14, Cavalier Berneschi. Cavalier Berneschi. Ma Beppe... Ma perché hai preso il Cavalier Berneschi per 14 alla carta di sabato sera? Ma non è possibile, non è possibile! Allora, niente, si parla del più del meno, si comincia il servizio, si inizia la tensione del servizio. A questo sono punto, nella sala, dietro. Sala dietro. A questo punto cosa succede? Succede che mi chiamano di là perché dice il Cavalier Berneschi, quindi del Cavalier Berneschi si è alzato uno e ha rotto una lampada, ha tirato giù una lampada. Allora dico, ma non è possibile, vogliono te, sono troppo snob, vogliono te, vogliono parlare solo con te. A questo punto corro di là, corro nella sala, guardo tutti con il tovagliolo in testa, 14 persone col tovagliolo in testa. E tu dici, ma sono scemi. Scusa, cosa sta succedendo? Surprise! Andrea Petrini, David Chang, Mauro Colagreco, che l'ha saputo alle 4 di pomeriggio, ha preso l'auto ed è venuto saltando il servizio della sera.
René, sua moglie, alle Porcelli, Inaki, il suo assistente. Delirante, delirante. Ero in ginocchio, non sapevo. Naturalmente mia moglie, che con Andrea ha organizzato il tutto. E metto, questo è veramente... Quindi un grande gruppo di amici. Un grande gruppo di amici. La cucina moderna è questo. Un grande gruppo di amici, veramente. Ti vengo a vedere oggi pomeriggio mentre fai lezioni. Vai, direttore.